Buongiorno, buongiorno. Troviamo una posizione comoda, facciamo un po' di riscaldamento, poi facciamo i saluti al sole. Troviamo una posizione, seduti comodi, radichiamo bene tutte le parti dei nostri arti inferiori, incrociamo le gambe, allunghiamo bene la colonna vertebrale. Gli addominali sono attivati, le spalle retratte, il mento parallelo a terra, la lingua si riposa sul palato, dietro i denti, lo sguardo socchiuso, le mani possono stare con i palmi verso il basso, verso l'alto, posizione più di radicamento o di ricezione. Inspiriamo ed espiriamo. Ujjayi breath. Attiviamolo subito. Troviamo un momento di. Possiamo chiudere gli occhi. Un momento di concentrazione. Se volete, potete pensare ad un'intenzione per la giornata, per questi saluti al sole. Pian pianino cominciamo a muovere la nostra colonna vertebrale in avanti, portiamo in avanti l'addome ed espiriamo, portiamo gli addominali spingono bene in modo che la colonna vertebrale si possa inarcuare e stendiamo in avanti e flettiamo la nostra colonna vertebrale. Inspiriamo, veniamo in avanti ed espiriamo. Portiamo la nostra, facciamo un bell'arco della nostra colonna vertebrale, ancora uno. E in avanti, ben bene, il mento verso l'alto, il drishti verso l'alto, il coccige anche verso l'alto, flettiamo. Estendiamo bene la colonna vertebrale e poi la flettiamo. Inspiriamo, veniamo davanti. Espiriamo, ancora l'una, ancora una. Inspiriamo. Ed espiriamo. Adesso ci portiamo a quattro punti. Facciamo la stessa cosa a quattro punti. Inspiriamo, portiamo il mento verso l'alto. Qui abbiamo le ginocchia sotto il bacino e i polsi sotto le spalle. La colonna vertebrale comincia in neutrale. Le mani sono ben piantate a terra, ben radicate. I piedi possono essere arricciati. Quindi allunghiamo bene, inspiriamo ed estendiamo bene la colonna vertebrale, il mento verso l'alto. Il coccige verso l'alto ed espirando flettiamo la colonna vertebrale, allunghiamo bene lo spazio tra le nostre scapole, spingiamo bene con i nostri addominali verso il cielo. Inspiro, possiamo lasciare andare il dorso dei piedi a terra, il coccige, il mento, lo sguardo verso l'alto, l'addome verso il basso. Inspiro ed espiro, arriccio le dita sotto. Fletto bene la colonna vertebrale, il mento va al petto, gli addominali spingono verso l'alto, inspiro ancora uno, Ujjayi breath ed espiro, arriccio le dita sotto, spingo bene, ancora uno, inspiro, porto il mento verso l'alto, il coccige verso l'alto, l'addome verso il basso, il dorso dei piedi a terra. Ed espirando, arricci i piedi sotto, il mento va al petto, la schiena si flette, gli addominali spingono verso l'alto. E adesso pian pianino, inspiro e porto il bacino verso l'alto. E facciamo il primo Adho Mukha Svanasana, qui possiamo flettere.
Possiamo piegare le ginocchia una alla volta, spingiamo bene con le mani a terra e pieghiamo un ginocchio alla volta. Il bacino spinge verso l'alto e verso il retro del tappetino. Cerchiamo di creare una forma di V al contrario. Spingo bene con le mani a terra, che poi sono la distanza delle spalle, e i piedi sono la distanza del bacino. Piego un ginocchio alla volta. Inspiro ed espiro, spingo bene, le scapole sono allontanate dalle orecchie. Spingo bene, se avete bisogno piegate le ginocchia. Infatti questo movimento ci aiuta a capire come spingere la posizione che deve assumere la colonna vertebrale. Quindi bella allungata dal coccige alla corona, inspiro ed espiro, il drishti sta tra i piedi, poi stendiamo le ginocchia e cerchiamo di portare i talloni a terra. Inspiro, porto il drishti in avanti, le mani sono bene appoggiate a raggiera, le nocche spingono a terra, tutte quante, dalla prima all'ultima. Inspiro ed espiro. Porto il drishti in avanti, posso piegare i piedi e li porto davanti al tappetino. Inspiro, la colonna vertebrale parallela a terra, le mani possono stare sugli stinchi, sulle cosce, stinchi, o giù a terra, scendo in Uttanasana. Anche qui posso piegare le ginocchia una alla volta e idealmente porto il bacino sopra le caviglie. Il più possibile, allungo qui se avete bisogno, come sempre piegate le ginocchia se avete dei problemi alla schiena. E inspiro, mi porto a metà, Ardha Uttanasana, e scendo. Uttanasana. Ancora uno, inspiro, Ardha Uttanasana, porto il cuore in avanti, allungo bene la colonna vertebrale e scendo. In Uttanasana. Facciamo un movimento e un respiro, quindi inspiro, allungo bene la colonna vertebrale, porto le mani su al cielo in Urdhva Hastasana e davanti al petto. Ujjayi breath. Inspiro ed espiro. Diamo il nostro cuore qualche secondo per aggiustarsi. Inspiro, porto su le mani al cielo, Urdhva Hastasana. Attivo bene i piedi, tutti e quattro i punti. Attivo bene tutti i muscoli delle gambe, gli addominali. Inspiro, scendo, allungo bene la colonna vertebrale. Qui se avete bisogno piegate le ginocchia, scendo, Uttanasana. Inspiro, Ardha Uttanasana. Espiro, Uttanasana, scendo giù. In Uttanasana, se avete bisogno, piegate ancora un ginocchio alla volta. Inspiro, faccio un bel allungamento, la schiena sempre bella e lunga, le gambe ben attivate, gli addominali anche. E mani al petto, facciamo l'ultimo, inspiro. Urdhva Hastasana, le mani al cielo, espiro, allungo bene la colonna vertebrale, scendo, mi inchino a terra, Uttanasana, inspiro, porto il cuore in avanti, allungo bene la colonna vertebrale e scendo giù, inspiro, ancora, Ardha Surya questa, e poi le mani al petto in Anjali Mudra. Inspiriamo ed espiriamo. Questa è un'Ardha Surya, adesso facciamo un giro di Surya, AB classico, nella speranza che sorga il sole. Inspiro, porto le mani su al cielo e scendo, Uttanasana. Inspiro, porto il cuore in avanti, Ardha Uttanasana. Espiro, scendo, mani a terra, indietreggiano i piedi. Qui possiamo scendere con le ginocchia a terra oppure da Falankasana,
Scendo a terra pian pianino e il dorso dei piedi si porta a terra. Inspiro, Bhujangasana. Espiro, scendo, arricio i piedi sotto e mi porto in Adho Mukha Svanasana. Visualizziamo il nostro corpo. Qui possiamo piegare bene le ginocchia per capire il movimento ideale che vogliamo che la nostra gabbia toracica e colonna vertebrale faccia in Adho Mukha Svanasana, quindi con le mani ben piantate a terra, ben radicate. Allunghiamo, pieghiamo le ginocchia. I piedi sono la distanza del bacino e le mani la distanza delle spalle. Sono ben appoggiate a terra. Lo sguardo è tra i piedi, inspiro ed espiro. La gabbia toracica è come se volesse toccare le nostre cosce. Se pieghiamo bene, vediamo che non abbiamo altra scelta se non spingere il bacino verso l'alto e verso il retro del materassino. A questo punto allunghiamo bene i talloni dove arrivano, stendiamo bene le gambe, creiamo la forma di una V al contrario, inspiriamo lo sguardo, lo portiamo in avanti e anche i piedi, inspiriamo davanti, Ardha Uttanasana, veniamo su e ci inchiniamo Madre Terra, inspiriamo, portiamo le mani su al cielo, Urdhva Hastasana, e poi davanti al cuore, in Anjali Mudra. Inspiro, porto le mani su al cielo, espiro, mi inchino a terra, porto le mani a terra, inspiro, porto il cuore in avanti, in Ardha Uttanasana, e scendo, mi inchino a terra. A questo punto indietreggio con i piedi, mi porto in Falankasana. Chi ha bisogno scenda giù con le ginocchia, altrimenti pian pianino scendo giù a terra e il dorso dei piedi a terra. Attivo bene le gambe, le mani sotto le spalle. Inspiro, Bhujangasana. Espiro. Ancora due. Inspiro, spingo bene a terra. E scendo giù, ancora uno, inspiro e scendo, spingo, arricciò sotto le dita, mi spingo in Adho Mukha Svanasana. Le mani sono la distanza delle spalle, i piedi le distanze del bacino. Attivo bene gli addominali, piego un attimo le ginocchia per capire l'idea che la gabbia toracica, l'ultima costole della mia gabbia toracica toccano, vanno a toccare le cosce, i miei quadricipiti. A questo punto porto il bacino verso l'alto e stendo i talloni fino a dove arrivano. Inspiro ed espiro. Il drishti, tradizionalmente all'ombelico o tra i piedi, le mani spingono bene a raggiera, le nocche spingono tutte a terra, bene aperte. Inspiro ed espiro. 5 Ujjayi breath. Ogni movimento lo accompagniamo da un respiro. Inspiro ed espiro. Ujjayi breath. 5. Inspirazioni ed espirazioni. Attivo bene gli addominali, allungo sempre bene la colonna vertebrale. Poi porto lo sguardo in avanti e anche i piedi in avanti. Inspiro, porto il cuore, allungo bene la colonna vertebrale in avanti, Ardha Uttanasana. Espiro, mi inchino, Madre Terra. Inspiro, porto le mani al cielo. E poi davanti al petto in Anjali Mudra. Lasciamo un momento al mio cuore. Possiamo portare le mani sul cuore, ascoltare i battiti del cuore, lasciare qualche secondo per
aggiustare la respirazione. Ascoltiamo e ringraziamo il nostro cuore. Per i saluti al sole ci sta un bellissimo, una bellissima invocazione. Onoro la divinità del mio cuore con tutto il calore e la cordialità della mia mente. Onoro la divinità del mio cuore con tutto il calore e la cordialità della mia mente. Onoro la divinità del mio cuore con tutto il calore e la cordialità della mia mente. Inspiro le mani al cielo ed espiro, mi inchino a Madre Terra. Inspiro a lungo bene la colonna vertebrale. Salutiamo il sole che sta arrivando. E scendo, mi inchino, Uttanasana. Inspiro le mani a terra, indietreggio nei piedi e scendiamo giù, Falankasana se avete bisogno, anche le ginocchia a terra, scendo, il dorso dei piedi a terra, le mani sotto le spalle, attivo bene i glutei, inspiro, Bhujangasana ed espiro. Altre due, inspiro ed espiro, scendo giù, inspiro, cobra, Bhujangasana, i gomiti ben attaccati alla gabbia toracica e scendo, arriccio sotto i piedi, mi spingo su in Adho Mukha Svanasana ed espiro, questa è Surya, inspiro ed espiro, Surya è il nome anche del sole. Uno dei 12 nomi del sole. A questo punto le mani sono alla distanza delle spalle in Adho Mukha Svanasana, i piedi sono alla distanza del bacino. Pieghiamo le ginocchia in modo che allunghiamo bene la colonna vertebrale e la gabbia toracica. Cerca di toccare i quadricipiti per cominciare. Spingiamo bene. A questo punto stendiamo le gambe fino a dove arrivano. O rimaniamo piegati con le ginocchia piegate, lo sguardo tra i piedi, il drishti, possiamo attivare anche Mula Bandha, il sigillo energetico della base del nostro corpo. Ujjayi Breath, attiviamo bene, 5 respirazioni. Possiamo lasciare anche andare dei respiri, sono dei sospiri molto terapeutici. Lasciamo andare, vocalizziamo tutto quello che vogliamo che esca dal nostro petto. Inspiro, guarda in avanti, porto i piedi davanti al tappetino. Inspiro, allungo bene la colonna vertebrale, attivo bene gli addominali, Ardha Uttanasana, ed espiro, Uttanasana. Inspiro, allungo bene la colonna vertebrale, porto le braccia, le mani al cielo e davanti. Angeli Mudra, salutiamo il sole con il sole che sorge dietro. Onoro la divinità del mio cuore con il calore e la cordialità della mia mente. Adesso facciamo il Surya classico. 3 giri anche di questo. Inspiro, porto le mani su al cielo. Mi raccomando, attiviamo bene tutti e 4 i punti dei nostri piedi, attivando bene questo radicamento a terra. Attiviamo bene tutte le gambe, glutei, il bacino neutrale, l'addominale sempre bello attivato, le spalle retratte. Inspiro. Le mani su al cielo, espiro, mi inchino a terra, inspiro, vengo in avanti e porto il mio piede destro all'indietro, ginocchio a terra, inspiro, mani su, Ashvasalanchasana, espiro, mani a terra, indietreggio, mi porto in Adho Mukha Svanasana.
Inspiro, porto il piede destro verso l'alto e poi davanti. Ginocchio sinistro a terra. Inspiro, le mani sul cielo. Ashva Salanchasana. Espiro, mani a terra. Portiamo il piede sinistro in avanti. Allungo, Ardha Uttanasana. Espiro, Uttanasana. Inspiro, porto le mani su al cielo e davanti al mio cuore. Samastitihi. Inspiro ed espiro. Onoro la divinità del mio cuore con tutto il calore e la cordialità della mia mente. Inspiro, portiamo le mani su, attiviamo bene il nostro corpo, le mani su in Urdhva Hastasana. Espiro, scendo, mi inchino a terra. Uttanasana. Inspiro, allungo bene la colonna vertebrale in avanti. Espiro, porto il piede destro all'indietro e il ginocchio destro a terra. Inspiro. Ashva Salanchasana ed espiro, mani a terra e poi portiamo il bacino verso l'alto in Adho Mukha Svanasana. Inspiro, porto il mio piede destro verso l'alto e davanti, ginocchio sinistro a terra. Inspiro, Ashva Salanchasana ed espiro, mani a terra, portiamo il sinistro in avanti, allungo bene. Ardha Uttanasana ed espiro, Uttanasana, inspiro, mani su in Urdhva Hastasana ed espiro, Samastitihi, mani in Anjali Mudra davanti al cuore, attiviamo bene, radichiamo al massimo, inspiriamo ed espiriamo, attiviamo bene tutti i muscoli del nostro corpo. Ancora uno, inspiro, le mani su al cielo, Urdhva Hastasana, espiro, mi inchino alla terra, Uttanasana, inspiro, allungo bene la colonna vertebrale in avanti, Ardha Uttanasana, porto il cuore in avanti, espiro, mentre mi inchino, indietreggio con il piede destro, ginocchio destro a terra, inspiro. Le mani su al cielo, possiamo anche portarle insieme in Anjali Mudra, Ashva Salanchasana e poi le mani a terra, mi porto in Adho Mukha Svanasana con il piede sinistro che indietreggia. A questo punto inspiro, piede destro verso l'alto e poi lo porto davanti, il ginocchio sinistro a terra. Inspiro, Ashva Salanchasana. Espiro, portiamo le mani a terra e il piede sinistro in avanti. Inspiro, Ardha Uttanasana. Espiro, Uttanasana, inchiniamoci alla terra. Espiriamo, portiamo le mani al cielo. Urdhva Hastasana, salutiamo il sole. Samastiti, mani in Anjali Mudra davanti al petto. Onoro la divinità del mio cuore con tutto il calore e la cordialità della mia mente. Inspiro, pieghiamo le nostre ginocchia, ci portiamo in Utkatasana con il bacino che spinge verso il retto del materassino, allunghiamo bene del tappetino, attiviamo bene le nostre gambe, Utkatasana, e giù ci inchiniamo. Madre Terra, inspiro, allungo, porto il cuore in avanti, mani a terra, indietreggio con i miei piedi, Falankasana. Scendo fino a terra in Bhujangasana oppure, se vogliamo, arriviamo solo fino a metà, con i gomiti piegati a 90 gradi, i gomiti ben vicini alla gabbia toracica e spingiamo Urdhva Mukha Svanasana.
con i gomiti ben vicini, attiviamo bene i glutei, il dorso dei piedi a terra e spingiamo. Adho Mukha Svanasana. Inspiro, porto la mia gamba destra, il mio piede destro verso l'alto e davanti, lo porto davanti alla mia mano destra, il piede sinistro a 45 gradi. Inspiro e ci portiamo nel guerriero numero 1. Le mani si possono toccare. E poi scendiamo a terra, mani a terra. Indietreggia il piede destro. Falankasana. Scendo fino a metà, in Chaturanga Dandasana, fino a terra. Scendo, inspiro, porto le dita sotto dei piedi, il dorso dei piedi a terra, attivo bene i glutei. Udva Mukha Svanasana, inspiro, sguardo verso l'alto ed espiro. Porto il bacino verso l'alto, inspiro, portiamo il piede sinistro verso l'alto e davanti alla mano sinistra. Il destro a 45 gradi. Faccio forza sul sinistro. Inspiro e mi porto nel guerriero numero 1. Espiro, mani a terra. Indietreggia il piede. Scendo, Chaturanga Dandasana. Inspiro, Urdhva Mukha Svanasana. Espiro, portiamo il bacino verso l'alto. Adho Mukha Svanasana. 5 giri di Ujjayi Breath in Adho Mukha Svanasana. Le mani sono ben radicate a raggiera a terra, Hastabandha, nella distanza delle mie spalle. I piedi sono anch'essi ben radicati a terra, la distanza delle anche. Posso piegare le ginocchia, inspiro ed espiro. La colonna vertebrale è bella allungata. Ujjayi Breath. Come sempre, allungo bene la colonna dal coccige alla corona. Inspiro ed espiro. Ujjayi Breath. Il Drishti sta a metà tra i piedi, nel mezzo dei piedi, oppure all'ombelico tradizionalmente. Posso piegare le ginocchia, allungare bene. Inspiro, porto in avanti il mio Drishti, lo sguardo e anche i piedi davanti al tappetino. Inspiro, Ardha Uttanasana. Espiro, mi inchino a Madre Terra. Inspiro, piego le ginocchia, porto le mani su, Utkatasana, spingendo bene il bacino verso il retro del materassino. E poi, Samasthiti. Inspiro ed espiro. Mani sul cuore, in Anjali Mudra. Ascoltiamo bene il cuore, onoro la divinità del mio cuore, con tutto il calore e la cordialità della mia mente. Inspiro, piego le ginocchia, Utkatasana, porto il bacino verso il retro del tappetino, tutti i piedi ben radicati, i muscoli delle gambe ben attivati, i muscoli degli addominali e delle braccia, estendiamo bene anche le braccia e poi espiriamo. Uttanasana, inspiro, porto il cuore in avanti, Ardha Uttanasana. Espiro, mani a terra, indietreggio con tutti i piedi, Falankasana. Scendo a metà, Chaturanga Dandasana, spingo con le braccia, il dorso dei piedi a terra, Urdhva Mukha Svanasana. E poi il bacino verso l'alto. Adho Mukha Svanasana, inspiro, porto il mio piede verso l'alto. Akapada e Adho Mukha Svanasana. E poi lo porto davanti alla mano destra, piede sinistro a 45 gradi. Inspiro, faccio forza sul destro. E Virabhadra 1, guerriero 1. Porto le mani anche se possono toccare, mi posso arcuare un po' di più con la schiena se voglio. Oppure no, porto le mani a terra, indietreggia il piede destro, Falankasana, scendo, Chaturanga Dandasana, inspiro, Urdhva Mukha Svanasana, espiro, Adho Mukha Svanasana, inspiro, piede sinistro verso l'alto e lo porto in avanti, il destro a 45 gradi, inspiro, faccio forza sul sinistro, porto le mani su,
al cielo, vira padre uno, anche possiamo nel cuore chi vuole, e scendo, mani a terra, indietreggio, mi porto falankasana, scendo, in chaturanga dandasana o bhujangasana, inspiro, urdhva mukha shvanasana oppure cobra, bhujangasana, espiro. Il bacino verso l'alto, Adho Mukha Svanasana, 5 giri di Ujjayi Breath. In Adho Mukha Svanasana, le mani ben radicate, Hastapanda, le spalle si allontanano dalle orecchie, la colonna vertebrale si allunga dal coccige alla corona. Per capire il movimento del petto, proviamo a piegare le ginocchia e portare la colonna, la gabbia toracica vicino ai quadricipiti, piegando le ginocchia. Poi stendiamo le gambe il più possibile. A questo punto sentiremo che il bacino spinge verso il retro del tappetino e verso l'alto. Inspiriamo ed espiriamo. Lo sguardo, il drishti è tra i piedi, inspiro, lo porto in avanti, piego le ginocchia, porto i piedi davanti al tappetino, inspiro, allungo bene la colonna vertebrale in Ardha Uttanasana e poi Uttanasana. Inspiro, pieghiamo le ginocchia, spingiamo verso il retro del tappetino, inspiro, Utkatasana. Attiviamo bene i muscoli delle nostre gambe, gli addominali, le braccia e poi ci portiamo in Samasthiti. Ancora un giro di Surya. Saluti al sole. Questo è Surya B. Ancora uno. Ascoltiamo il nostro cuore, ripetiamo dentro di noi o a voce alta, onoro la divinità del mio cuore, con tutta il calore e la cordialità della mia mente. Onoriamo il nostro cuore, onoriamo il sole, Madre Terra. Inspiriamo, portiamo le mani su, pieghiamo le ginocchia. Utkatasana. Espiriamo, Uttanasana, mi inchino, Madre Terra. Inspiro, porto il cuore in avanti, allungo bene la colonna vertebrale. Espiro, mani a terra. Le gambe indietreggiano, scendo fino a terra, solo fino a metà. E Chaturanga Dandasana, oppure spingiamo in Bhujangasana da terra, va benissimo lo stesso. Attivo bene i muscoli del bacino. Gli addominalis, i glutei, le gambe sono ben attivate. Espiro. Adho Mukha Svanasana. Inspiro, porto il mio piede destro verso l'alto e lo porto in avanti, il sinistro a 45 gradi. Inspiro, faccio forza sul destro, salgo su, in Vira Bhadra 1, Vera Bhadra. Il guerriero numero 1, espiro, mani a terra, indietreggio con la gamba destra fino a terra o a metà, scegliete voi, scendo, inspiro e mi porto in Bhujangasana oppure Urdhva Mukha Svanasana, espiro il bacino verso l'alto, Adho Mukha Svanasana, inspiro, il piede sinistro verso l'alto. E lo porto davanti, il destro 45, inspiro, Virabhadra 1, ed espiro, scendo, mani a terra, indietreggia il piede sinistro, scendo fino a terra, solo fino a metà, quindi andiamo a terra oppure in Chaturanga Dandasana e poi Cobra Bhujangasana oppure Urdhva Mukha Svanasana e poi bacino. Verso l'alto. Inspiro.
Porto il sinistro verso l'alto e in avanti. Virabhadra 1. E scendo a terra, indietreggio, chaturanga, inspiro, urdhva mukha, ed espiro, adho mukha svanasana, bacino verso l'alto, inspiro ed espiro, ujjayi breath, spingo bene le mani a terra, tutte e cinque le nocche spingono bene, la mano a terra, hastabandha. Le spalle si allontanano dalle orecchie, attivo bene la colonna vertebrale, bella allungata, gli addominali spingono sempre, sono sempre attivi. E faccio Ujjayi 5 volte, 5 cicli, senza smettere mai. Spingo bene, allungo bene la colonna vertebrale. I talloni, provo a portarli fino a dove arrivano. Ma se non toccano a terra, non importa. Inspiro ed espiro. Porto il drishti in avanti e mi porto davanti il tappetino. Inspiro, allungo bene la colonna vertebrale e scendo in Uttanasana. Poi inspiro, piego le ginocchia, porto le braccia su ed espiro al petto. Samastiti. Inspiro ed espiro. Ascolto i battiti del mio cuore, onoro il mio cuore, la divinità del mio cuore, con tutto il calore e la cordialità della mia mente. Inspiro, ci portiamo in Utkatasana. Con le mani al cielo sempre, allunghiamo bene, espiro. Un ultimo. Saluto. Uttanasana. Inspiro, allungo bene la colonna vertebrale. Espiro. Falankasana. Scendo a metà o fino a terra. Inspiro, urdhva mukha svanasana. Espiro, adho mukha svanasana. E a questo punto ginocchia a terra. Inspiriamo ancora un paio di volte. Majjhayasana, Vitilasana, sguardo al cielo, coccige al cielo. E poi inarchiamo bene la nostra schiena. A quattro punti. Inspiro, sguardo verso l'alto. Le dita possono essere arricciate. Quattro punti. Con l'addome verso il basso, espiro, addome, flettiamo la colonna vertebrale, si allontanano le spalle dalle orecchie, ancora uno, inspiro, sguardo al cielo, il coccige verso l'alto, ed espiro, inspiro ancora uno, drishti verso il cielo, coccige verso il cielo, l'addome verso il basso. Ed espirando posso lasciare andare anche i piedi, allunghiamo bene la colonna vertebrale, romboide, trapezio, le scapole si allontanano dalle orecchie. Inspiro ancora uno, lo sguardo verso il cielo ed espiro. Portiamo il mento al petto, gli addominali verso il cielo, flettiamo la colonna vertebrale, la schiena si arrotonda. Le spalle si allontanano dalle orecchie. Inspiro l'ultimo. Ed espiro. Spingo bene con rectus abdominis sulla colonna vertebrale. Dopodiché allargo leggermente le ginocchia.
e mi porto nella posizione di Balasana. Allunghiamo bene le braccia in avanti. L'addome si adagia tra le nostre ginocchia, le dita dei pollici dei piedi si toccano e in Balasana possiamo lasciare andare dei respiri. Inspiro, respiro a lungo bene. Le mie braccia in avanti che si toccano in Anjali Mudra. Inspiro ed espiro. Pian pianino con le mani mi porto su e ci portiamo seduti. Sukhasana o Sitasana. E con le mani in Anjali Mudra davanti al nostro cuore. Ripetiamo ancora una volta. Onoro la divinità del mio cuore con tutto il calore e la cordialità della mia mente. Namaste.